Ok, siamo in diretta. Buongiorno e benvenuti al secondo incontro di conversazioni sulla pittura con Anthony Molino e Luca Caldironi. Oggi avremo come ospiti gli artisti italiani Marco Stefanucci e Ignazio Schifano, una iniziativa nata dalla collaborazione tra Anthony Molino, psicoanalista, traduttore di letteratura italiana in lingua inglese e autore del libro Oltre la tela, Conversazioni sulla pittura. E Luca Caldironi, anche lui psicoanalista, psicoterapeuta e fondatore dello spazio d'arte Castello 925 a Venezia, uno spazio in cui si raccolgono cultura, arte e letteratura, ma anche nuove collaborazioni come questa. Allora, prima di lasciare però la parola a Luca, volevo solamente informare che purtroppo per problemi di connessione abbiamo perso l'artista Ignazio Schifano, che comunque sarà in collegamento con noi tramite telefono. Luca, la parola a te. Grazie Tania. Allora, è il secondo incontro e quindi anche il secondo incontro è un altro modo di andare oltre. Quindi oltre quello che si pensava di poter incominciare questo dialogo assieme, si continua e oggi direi che secondo me questo filo un po' asintotico, cioè qualcosa che continua ad andare, creerà dei collegamenti ancora più diretti sia con l'autore che è Anthony Molino del volume e anche con la presenza di due artisti che ci potranno fare vedere anche alcune opere d'arte da cui poter poi partire in maniera associativa. Quindi un misto fra la presenza dell'esperienza dell'arte e le parole che la possono accompagnare. Quindi io passerei subito la parola a Anthony Molino. E poi dopo vedremo come procederà il nostro discorso con gli artisti presenti. Anthony, prego. Grazie Luca, grazie Tania. Il libro è stato un viaggio. È stato un viaggio lungo 3 anni, ma veramente ad esplorare dei mondi che non conoscevo prima. E mi riferisco ai mondi dei 7 artisti coinvolti. A proposito di questi mondi, comincio con Marco e poi vediamo di coinvolgere Ignazio a distanza. Ma a me ha sempre fatto impressione che si parlasse nel mondo dell'arte di linguaggi. E senza essere troppo teorico o filosofico, però almeno una lingua si vuole condivisa da una comunità. È una delle critiche più anche comuni ma feroci che si fa all'arte contemporanea è che il linguaggio dell'artista sia autoreferenziale ed è quasi in completa contraddizione con l'idea stessa di lingua. Se è una cosa che parliamo tutti. Un linguaggio come fa a rendersi, perché presumo tu il problema te lo poni, come fa una lingua, un linguaggio a rendersi comune e pubblico? Qual è lo scarto che un artista deve affrontare, come immagino fai anche tu? Beh, la questione è un po' complessa e credo sia anche molto personale, tra l'altro, Tony, perché io credo che ognuno di noi poi lavori su dei canoni, su dei livelli anche diametralmente opposti rispetto a quelli degli altri. Di sicuro c'è che la pittura come forma espressiva, come forma di trasmissione di dati, di informazioni, è qualcosa che ricordiamo da sempre, e dunque praticamente ancestrale, un po' come il suono del tamburo, no? Come le vibrazioni dei tamburi che trasmettono delle informazioni, che trasmettevano delle informazioni nell'antichità. Anche la pittura ce l'abbiamo dentro, e dunque secondo me non serve sbatterci tanto, ecco. Semplicemente uno deve essere sincero col proprio lavoro per poter trasmettere qualcosa. Non credo che ci sia una formula valida per tutti. Ognuno poi in realtà fa ed esplora quello che vuole e quello che gli interessa. Dunque non credo che ci sia una formula per chiarire il mistero della pittura, perché di questo poi si parla, perché in realtà poi è un mistero che ha ognuno dentro di sé, che è sempre diverso, che si rinnova sempre.
Al di là della formula, tu però dei sette artisti nel libro sei quello che più esplicitamente si rifà ad una tradizione e che porti avanti anche una critica proprio alla luce del tuo grande rispetto e anche per il tuo stravolgimento di questa tradizione. Parli del mito dell'originalità. E arrivi a volerlo esplodere, dici in fin dei conti che non illudiamoci di essere chissà quali inventori o di portare chissà cosa di nuovo. Anche qui c'è una bella contraddizione che sembri abitare. Sì, è vero, perché c'è l'illusione di, non solo in pittura, poi in tutte le forme artistiche, ma anche nel design, anche in tutti quelli che sono i gesti quotidiani, nel voler pensare necessariamente a creare qualcosa di nuovo, di esclusivo, sempre nuovo, sempre esclusivo. E questo è un po' un falso mito, no? C'è stata anche una mostra di 3 anni fa alla Palazzina Azzurra che ho fatto con sotto la tua curatela. Appunto intitolata L'originale assente, in cui si raccontava attraverso l'esposizione di un po' quello che un po' era il corpus dei miei lavori degli ultimi 15 anni, questo concetto, cioè che non esiste nulla di nuovo, di originale, ma è sempre qualcosa che si va a ripescare nel passato. Le domande erano quello: quanto c'è di originale nel nostro lavoro, in che misura ci ispiriamo al lavoro degli altri, poi c'era la differenza tra copia e citazione, insomma. Era un discorso abbastanza articolato, però in sostanza c'è anche un bellissimo libro di Monica Centanni, appunto, che si intitola L'originale assente, in cui spiega in maniera abbastanza elaborata, ecco, non semplicissima, ma questo concetto che volenti o nolenti andiamo sempre a ripescare nel nostro vissuto e dunque riproponiamo in maniera elaborata, più o meno volontariamente, sempre gli stessi canoni in qualche maniera. Per quanto riguarda il mio lavoro personale, io dentro questo calderone poi ci metto quelle che sono le mie esperienze, dunque i miei interessi, la storia dell'arte, io in particolar modo sono interessato al Seicento e dunque faccio un putpurrì di tutti questi elementi proprio per trovare una mia strada che mi aiuti a chiarire questo concetto e a estrapolarlo bene, ma anche poi a affogarmi, a relazionarmi col mio modo di essere, dunque una sorta di psicoanalisi spicciola. Però ecco, il mio rapporto con la pittura è proprio questo, no? Un mettere, un togliere, ma anche un approfondire e un ripartire da capo ogni volta. E dunque, ecco, il concetto sostanzialmente è questo, che non ci inventiamo niente. Poi noi come italiani in particolar modo siamo pregni di cultura, no? E dunque sin da bambini subiamo degli input riguardanti appunto i maestri che ci hanno preceduto, viviamo nella bellezza delle opere d'arte, dei monumenti, e dunque inconsciamente abbiamo degli standard alti, ma che ci portano poi a riproporre sempre i soliti classici. Non a caso, tra gli ultimi lavori che ho iniziato appunto in questo 2021, e parlo stavolta di scultura, ci sono delle riproposizioni di temi moderni, ho fatto ad esempio adesso giusto per raccontare, anche se è un po' difficile raccontare certe cose, ho riproposto delle sculture che fanno il verso a degli eroi moderni, no? Quali possono essere, che ne so, gli eroi di Star Wars, ad esempio, o gli eroi Avengers, dunque i supereroi classici che conosciamo tutti come Iron Man, eccetera, eccetera. Dunque ho riproposto queste teste, queste maschere di questi supereroi, però trattate e ricostruite come se fossero dei reperti archeologici usciti da uno scavo archeologico, proprio perché nella fattispecie appunto i supereroi Marvel piuttosto che i personaggi di Star Wars sono nient'altro che riproposizioni di qualcosa che è già stato fatto e già stato visto. Nel caso appunto degli supereroi Avengers, ogni supereroe ha un'attinenza con un mito greco. Nella fattispecie Iron Man con Efesto, dunque il dio greco Efesto e Vulcano per i romani, che era appunto quello che nella sua fucina costruiva le armature. Se noi andiamo a prendere ognuno di questi personaggi troviamo delle attinenze chiarissime, dunque che vanno oltre l'ispirazione. Stessa cosa per Star Wars, elemento che abbiamo trattato appunto in questa mostra di San Benedetto, perché non comprendeva solo la pittura, ma si ispirava anche a elementi del cinema, della musica. E dunque C-3PO, per intenderci il robottino, quello dorato di Star Wars, che fa il verso
a Metropolis, al robot donna di Metropolis di Fritz Lang. Altri elementi possono essere, che ne so, sempre di Star Wars, Darth Vader che fa il verso a Akira Kurosawa, no? Il casco dei combattenti giapponesi. E dunque la sostanza è questa. Ecco, adesso mi sono dilungato un po' troppo, però era giusto chiarire un po' un concetto che è molto articolato e molto interessante perché spazia in tutte le forme artistiche. Luca, vai. C'è anche Ignazio da qualche No, parte. io ne approfitto della presenza di Marco per dirgli che ho riletto il testo di Anthony e ovviamente anche il vostro dialogo, quindi io quindi da terzo, ecco, no? Ho sentito, ti confesso, l'esigenza proprio ieri di seguire un tuo consiglio nel guardare, adesso è ovvio che parlo di un'opera, quindi tento di dare delle pennellate visive con le parole rispetto a una tua opera, che chiaramente è una produzione artistica. E mi sto riferendo adesso alla tua opera Third and Seneca. Non soltanto riguardo evocativo in qualche modo, in una sorta di paradosso o di quello che può essere, ma ho seguito il tuo consiglio di Sun Kil Moon. Questo gruppo anche un pop country pop americano della West Coast con l'arrivo anche a New York e mi hanno colpito due elementi. Uno, nel video che ho visionato, ho preso un video su internet dove c'era la musica come colonna sonora, c'era un'immagine di una solitudine e di un'estrema solitudine, sofferenza di un paesaggio, di un'architettura urbana che è visibile attraverso una finestra, dove i cardini anche della finestra e la chiusura centrale mi hanno ricordato la tua lacerazione nell'andare oltre l'immagine nella tua rappresentazione artistica. Questa è una cosa, e la musica ovviamente di accompagnamento. Il salto, per questo mi inserisco nel tuo discorso. Il secondo salto che ho fatto mentalmente è stato quello del satiro danzante, cioè dove una figura mitica in qualche maniera ritorna viva attraverso un movimento, attraverso un dinamismo che la danza rappresenta. Ecco, allora, questi tuoi aspetti mi sembravano molto in linea sia con la domanda di Tony, no? Riguardo a questo elemento dell'originario, e sia poi alla trasposizione di questo elemento in un elemento dinamico che attraversa il tempo. Questa è la prima cosa. La seconda, te la devo dire perché mi ha anche questo molto sorpreso, la tua citazione di Monica Centanni. Io sono a Venezia, Monica Centanni insegna a Ca' Foscari, ho partecipato a diversi incontri da lei organizzati al teatro sulla tragedia greca, interessantissimi. E la mia piccola nota è riguardo, relativa, ecco meglio, alla rivista di Engramma. Come partendo da Warburg, che tu citi nel tuo testo, sia rappresentativa di una traccia amnestica. Allora, quello che trovo nei tuoi lavori è questa traccia amnestica che taglia il tempo. Ecco, e la cosa di e la tua citazione della Cent'anni mi riportava una specie di circolarità, ecco, no? Anche culturale, che un po' mi appartiene anche perché appunto mi ha ricordato esperienze vissute a teatro, proprio qua a Venezia, su queste tematiche della tragedia greca. Ecco, io ho dato alcune immagini, ecco, quello che ti chiedo è se magari hai qualche elemento associativo tuo personale riguardo a questo. Sarebbero moltissimi, sai, perché quando tu dici che hai un debito irrisolto con il passato, a me fa venire in mente un elemento riparativo insanabile in qualche maniera e quindi produttivo sempre di senso e di futuro. Ma quando tu altrettanto dici che si può riuscire soltanto in parte, mi fa altrettanto venire in mente quando Borges, riferendosi al perdono, dice che il perdono può venire soltanto quando Caino e Abele non si riconoscono più e uno non sa più se è uno o se è l'altro. Quindi un Sì, perdono
complessa e difficile. Ecco, quindi ti lascio, se no ovviamente ti rubo troppo tempo e non voglio. Guarda Luca, tu hai centrato benissimo la questione, però c'è una cosa che voglio chiarire, che tutte queste citazioni, perché poi si tratta di quello, niente di più, sono quasi del tutto involontarie. Cioè, quando io studio la realizzazione di un lavoro, non quasi mai faccio bozzetti, è sempre molto di getto. E dunque, come ti dicevo, è una forma di piccola terapia per me, perciò succede tutto in un lasso di tempo molto compresso. E in questo poco tempo cerco di far entrare più materiale possibile, perciò in realtà io ho un'idea a grandi linee di quello che verrà al lavoro, però non so esattamente quello che succederà. Alla fine, diciamo, si crea poi una tensione con l'opera stessa, perché ci sono degli elementi che mi convincono, degli elementi che non mi convincono, e sono proprio questi la parte più interessante, sono quella cosa che non riesco a risolvere. Ecco, non so se riesco a spiegarmi bene, perché è un ragionamento un po' personale, tra virgolette, non so se riesce ad arrivare a tutti, però è proprio questo il mistero, tra virgolette, del mio lavoro. Che non vuole mandare un messaggio esplicito, come ad esempio hai citato tu l'opera di prima, Third del Seneca, il cui titolo si rifà al lavoro di questo gruppo. Anche la musica è molto importante, rientra in questo frangente. In realtà è un pentolone in cui io infilo tutto, però non c'è uno scopo chiaro. Lo scopo è quello di rimescolare e di vedere cosa esce, ed è quando non esce la parte interessante, non so come dire. Un'altra parte molto interessante è anche, diciamo, la parte finale di realizzazione di questi lavori, perché io inizio sempre in maniera molto tradizionale. Adesso hai fatto riferimento a un lavoro che si rifà chiaramente al 600, quella è una figura che io ho estrapolato da un San Sebastiano di un grande maestro secondario, perché io mi ispiro sempre a quelli che vengono definiti maestri di secondo piano, no? Cioè quelli che non si studiano a scuola, all'università, ma che sono poi forse i più grandi di tutti. In questo caso si tratta di Giovanni Antonio Galli, detto lo Spadarino. E mi ha sempre colpito questo suo modo di approcciare alla pittura, perché ha sempre dato una drammaticità plateale alle forme che di solito sono tradizionali, no? San Sebastiano trafitto da mille frecce, sempre una posa molto sofferente. Invece lui ha sempre avuto una chiave di lettura abbastanza moderna per quello che mi riguarda. Io ho voluto esagerarla, tanto che la figura è stata poi privata degli strumenti del martirio e l'ho quasi trasformata in una sorta di ballerino, no? Dunque ridandogli una nuova vita. In tutti questi passaggi c'è qualcosa di mio, ma che non posso spiegare pienamente, proprio perché sono ancora in analisi, cioè ancora non sono arrivato a quel livello, non lo so neanch'io in realtà. Però Marco, riprendiamo Ignazio, vediamo di Tania, ce lo mette in No, allora, ovviamente, scusami Anthony, ci tengo a ripeterlo che Ignazio, avendo avuto problemi dall'inizio di connessione, è presente ma è collegato telefonicamente, quindi risponderà telefonicamente alle vostre domande. Quindi posso confidare che ci sente? Sì, è qui con noi. Vi sento. Ok, Ignazio, caro. Ehi, Tony, mi piace che la connessione mi ha abbandonato. Sembra che ti sentiamo comunque. Okay. Io voglio agganciare un tema che abbiamo esplorato nel libro con qualcosa che adesso ha detto Marco. Uh-huh. Cercherò di essere sintetico. Io e Luca stiamo facendo un lavoro su psicanalisi ed Ulisse, e abbiamo scoperto che il nonno di Ulisse e il nome di Ulisse gli viene dato dal nonno, ed è una specie di marchio. Il nonno di Ulisse sembrava essere un uomo molto risentito sia con gli uomini e con gli dèi, che il nome Odisseo alla fine vuol dire adirato, e che quando Ulisse prende per i fondelli Polifemo e dice che si chiama Nessuno, c'è un fondo di verità in quella provocazione nei confronti del ciclope. Tutto questo per arrivare al tuo nome,
chiaramente non è un nome proprio, è un cognome che erediti e non un nome che ti è stato dato. Però racconti nel libro di una scenetta bellissima, che tu adolescente a un certo punto scopri che esiste un altro pittore dal nome Schifano. Sì, sì. Vai a vedere le sue opere a Gibellina, dove artisti di quegli anni avevano donato per il terremoto, forse il Cretto di Burri e la testimonianza più famosa, ma c'è tutto un museo, e che tu, vedendo le opere di Mario Schifano, a proposito di Adirato, vedi il nome e vedi la firma persino che quasi assomiglia al tuo, alla tua. E questo momento ha qualcosa proprio di... Luca ha usato la parola mitico, però da psicoanalista, se cerco di immaginarmi la storia dell'altro, questo altro che trova uno specchio persino della propria firma e si incavola, scusate il francesismo, ma credo sia più propriamente da Ignazio, si incazza, e come osa esserci un altro Schifano al mondo? Per me questo è un episodio bellissimo, ma è un cognome che bene o male con cui fai i conti ogni volta che firmi un quadro. Mi senti? Sì. Toni, mi senti? Sì, sì, ti sentono. Sì, sì. Okay, sì Toni, l'aneddoto, vabbè, è corretto. Premetto che ero molto giovane, avevo tra i 16 e i 18 anni, e la mia cultura, diciamo, si fermava o comunque proseguiva per tutta la storia dell'arte, però un po' trascurava quella che era l'arte contemporanea. Quindi io Mario Schifano non lo conoscevo. Quando andai a vedere, insomma, questi lavori, come hai detto tu, mi incazzai su te, ma questo firma come me, ma come ti permette? Questa è stata la mia reazione. Però è servito, perché nel tempo, avendo capito un po' chi fosse, mi sono un po' ridimensionato, cioè sono stato attento, cercato di non ho cambiato il cognome, sono stato semplicemente attento, e è stata un'esperienza di vita. E ora tu sai benissimo che è una notizia nuova, io sono stato adottato da una mia amica, e quindi il mio cognome si è allungato, cioè, diciamo, è stato inserito un altro cognome oltre a Schifano, quindi ora è Cusimano Schifano. E questa storia è anche una cosa molto divertente, perché tra l'altro questa mia amica, che è nel mondo dell'arte, per intenderci, la persona che qui a Palermo finalmente ha portato una delle mostre più belle di Gino De Dominicis, e incontrandoci, non so, alcuni anni fa, così in aeroporto, per caso stavo andando a Roma, tra una battuta e l'altra, due risate, sono passati già 4-5 anni, e un bel giorno viene, pochi mesi fa, insomma, ha espresso il desiderio di volermi adottare, perché vorrebbe che il suo cognome potesse rimanere anche su alcune opere. E così, insomma, ho accettato, e vive questa cosa in me e in lei. Quindi è una particolarità sicuramente un po' nuova della mia vita. Per il resto, insomma, è così. Il mio cognome a tratti mi ha dato fastidio, ma lo porto con parecchio rispetto, in realtà. Sto soltanto attento a non far confondere gli altri. Io vorrei riprendere, alla luce di quello che hai detto, il discorso di Marco, perché se è vero che nessuno è chiaramente originario, forse nemmeno originale, nel momento della tua produzione
adiacente che potrebbe sembrare il più semplice, se non addirittura il più banale, però è di una bellezza e di un'evocazione che non può riportare ai primi pop italiani. Sappiamo l'operazione del tuo omonimo, ma ancor più di un Tano Festa, Recupero e Marco, lo vedo in un certo senso come un continuatore del discorso di Festa, anche se sono tutte altre spoglie e con tutti altri intenti. Però nei tuoi quadri più recenti uno degli elementi onnipresenti è la nuvola. E le nuvole nei lavori di Festa sono iconici, nei lavori di Angeli, di Schifano. Non esiste, uno non può non pensare a Schifano, Festa e Angeli e non pensare alle nuvole. E, per me la nuvola è ambizione e dissoluzione allo stesso tempo. C'è un tuo quadro che ho la fortuna di avere in collezione dove le dichiari essere a Palermo, proprio nuvole a Palermo, quando il resto della... questa dichiarazione di appartenenza sia ad una terra che ad una tradizione attraverso quell'elemento quotidiano della nuvola, per me è di una bellezza che merita qualche parola da parte tua. Dunque, quello che ha detto Marco è verissimo, qui non ci si inventa proprio niente. Tra l'altro io sono una specie di, a volte, pittore ricercatore, cioè continuo costantemente a cercare, avendo un background da restauratore e avendo la possibilità di conoscere veramente moltissime tecniche anche legate al restauro, continuo a cercare qualcosa che di nuovo, ma non esiste. Non esiste, perché dai tempi che esiste l'uomo si è disegnato, si è fatto graffiti, quindi qualsiasi cosa, qualsiasi, basta studiare, te la ritrovi nel passato. La stessa, ora, ritornando al discorso della nuvola, io in realtà, come per Marco, ma per molti, non è che stai lì seduto fuori in giardino al tavolino a pensare, mo che faccio? Faccio questo, faccio quell'altro, no, è una cosa molto istintiva, arrivi in studio, finisci di fare colazione, arrivi in studio, ti metti due minuti a guardare un po' quello che hai fatto, sperando insomma che comunque ti convincano, e cominci a lavorare. Ecco, alcuni giorni dopo sono venuti fuori delle nuvole, che poi sono molto diverse da quelle che hanno fatto loro, fra l'altro, se le hanno fatte, c'è anche da considerare una cosa, ogni cosa si fa nel proprio contesto storico, Festa, Schifano e altri, che poi non guardo molto, cioè non sono i miei autori preferiti, i miei scrittori preferiti, però quello è nato perché era necessità del momento, del periodo storico. Probabilmente queste nuvole, che sfido a scambiare per gli autori della pop italiana, sono arrivate per una mia necessità. È chiaro che io ho visto tanto in opere, ho letto in musica, e quindi è chiaro che ci sono dei suggerimenti che arrivano sempre dal passato, dalle visioni, ma è così, non puoi pensare, nel momento in cui fai dei lavori, cominci a lavorare, ma questo è stato fatto, questo l'ha fatto quello, questo può ricordare quello, tu lo fai e basta. È l'unico modo per stare bene, è l'unico modo per sentirti vivo e continuare. La poesia è nello studio, nel momento in cui stai lì dentro tu in realtà dimentichi un po' tutto, mischi la tecnica automatica, perché poi in realtà nel momento in cui lavori è tutto una sorta di automatismo continuo. Se ti fermi e ti fermi un attimino a pensare, spesso è peggio. Quindi meglio che lasci il lavoro, lo giri, lo metti da parte, prosegui con un altro, o comunque scrivi, leggi, insomma passi un altro po' di tempo a fare altro e continui. Luca, vorrei ricollegarmi ad Ignazio tramite te.
perché Ignazio ha detto una cosa adesso con cui non sono assolutamente d'accordo. Io, ma non credo di essere solo io non posso non vedere le nuvole di Schifano e di Festa quando Ignazio, lui dice sfido chiunque a vederle, per cui allo psicoanalista chiedo, c'è anche un inconscio immaginifico, c'è anche un inconscio iconico, per cui ci sta tutto, per cui la nuvola di Ignazio è sua soltanto e non evochi per lui necessariamente altre, ma nuvola per dire qualsiasi elemento pittorico. Sei d'accordo che l'operazione non debba essere soltanto intenzionale come quello di una Pop o anche di Marco, ma che possano esserci delle tracce di altro, di quella tradizione che poi non riconosciamo necessariamente a livello cosciente? Sì, certo, assolutamente. Ignazio, un secondo, credo che voleva parlare Luca in questo momento. Luca, no? Ciao Ignazio, mi inserisco sono anche chiamato un po' in causa adesso da Tony, nel tuo discorso, come posso, ecco, in vari modi, vediamo. Intanto trovo che sia evocativo il fatto della tua presenza con la voce rispetto a un artista che in qualche maniera procede con le immagini, con le opere. In questo momento sei, diciamo, sonorità pura, ecco, no? Quindi in qualche modo spirituale, quasi spirituale. Quindi questo è interessante, non voluto, ma come dicevate voi prima, molte cose non volute, poi dopo, no, alla fine in qualche maniera vengono prese e creano anche qualcosa che ha a che fare con questo. Mi pare sottofondo continuamente presente, che citava anche Marco prima, di questo elemento un po' misterioso della creatività. Quando dite tutti, no, che c'è qualcosa, no, c'è qualcosa che però non trovo, a me viene da dire meno male, no? Nel senso che non lo trovo, anche perché è quel qualcosa probabilmente che continua, no, come ad aspirare la voglia di continuare a fare qualcosa, ecco, no? Come qualcosa che dicevamo anche nell'incontro precedente sulla creatività. L'altro aspetto, e mi avvicino piano piano, che richiamava anche Tony attraverso il tuo discorso, attraverso il nome, a parte l'evocazione di Gibellina, dove ero quest'estate, meravigliosa, nel Creto di Burri, eccetera, era quella riferita a un elemento identitario, e non a caso parlando di Ulisse, in maniera un po' brutale mi veniva da dirti: forse siamo tutti figli di nessuno. Cioè, forse siamo tutti figli di nessuno, intendendo con questo elemento una... Tony, alla tua domanda... di poter avere un elemento identitario proprio all'interno di tante variabili. Allora, quando, anche per Ignazio, ieri ho riletto la vostra intervista, come ho fatto per Marco, mi ha molto colpito la palermità, l'aspetto palermitano, la sicilianità di Ignazio nei suoi racconti della sua origine da bambino, il quartiere dove viveva, le voci che ascoltava da palazzo a palazzo, l'andare la mattina alle 3 del mattino nel mercato dell'antiquariato insieme a profumi, sapori, cioè esclusivamente locali, no? Allora questo le dava un grande elemento identitario. Quindi ovviamente ognuno di noi ha il proprio, e ovviamente, come dici tu Tony, quando vedere queste nuvole, questo elemento sospeso, inevitabilmente crea aspetti proiettivi interni, e il nostro procedere per immagine non può che formarsi attraverso le nostre tracce mnestiche, culturali, di appartenenza. Quindi ognuno vede in qualche maniera il proprio mondo interno attraverso una rappresentazione dell'esterno, quindi dite una cosa che è apparentemente diversa, forse no, ma poi alla fine è tutto sommato riconducibile. È una cosa che volevo dire a Ignazio, parlando appunto di questa, ritornando al suo cognome, e quindi al suo aspetto identitario,
che mi ha fatto venire in mente uno psicanalista di Palermo che parecchi anni fa introdusse un concetto, adesso non riesco a ripeterlo in maniera compiuta, ma per darti proprio le immagini, che chiamo ipseità multipla. Cioè è un po' il contrario, no, di un elemento di multipersonalità, ma nella ipseità multipla rivedevo un po' alcuni aspetti di Ignazio, dove poter essere e sentirsi sempre se stesso all'interno di una molteplicità di possibilità, però mantenendo questo elemento identitario proprio come e comunque. Forse questo incipit c'era già in quel bel episodio di lui adolescente che arriva a Gibellina e giustamente, come dicevate voi prima, lo ripeto, si incazza, dicendo che tra l'altro si incazza, sta bene, perché è un elemento anche proprio, rizza il pene dicendo cazzo Ignazio Schifano sono io. Quindi un elemento anche dell'adolescenza che dà proprio l'idea di qualcosa, no, che va a mettere il paletto, il puntino sulle i rispetto alla propria identità. Ipseità multipla mi ricordava anche questo elemento della Sicilia e anche nella vostra intervista il discorso dell'alterità di questi, quando avete chiamato il capitolo, si chiama L'altro Schifano, e poi dopo ho visto che nel testo era presente i nuovi siciliani, quelli che arrivano dal mare, no? Come se la Sicilia fosse anche in modo rappresentativo di elementi geografici e identitari che sono copartecipi, no? E multipli allo stesso tempo. Ignazio, no, non so se ci siamo riusciti a sentire attraverso il telefonino e se alcuni pensieri che ho tentato di condividere con te possono esserti arrivati. In ogni caso li lasciamo nella bottiglia e vediamo se arrivano, ecco. Ripasso la parola a Ignazio o a Tony. Ignazio, ci sei? Sì, ci sono. Ciao Luca. Ciao Ignazio. Interessantissima questa tua analisi. Mi è piaciuto molto. Non so che dirvi. È una cosa un po' particolare. Non è facile da comprendere, tra l'altro c'è anche da dire che vivendola, no? Vivendo il presente, non è semplice guardare tutto dall'alto e capire che cosa effettivamente si sta facendo. Come posso dire, sono dentro la mia situazione, sono dentro quello che sto creando ogni giorno. Probabilmente io non me ne andrò senza averlo realmente capito, forse, diciamo, forse sarà a chi guarderà in futuro riuscire a capire se o no, oppure no, c'entra il mio lavoro con questo, per esempio, momento storico. Non è sempre così, per metabolizzare qualcosa hai bisogno comunque, diciamo, di tempo, di osservarlo bene, di aspettare. Quindi tutte, diciamo, molte di queste domande non me le pongo più, perché non hanno una vera e propria risposta. Servono a confondere a volte la mia mente, quindi spesso, ora ultimamente devo dire che ho adottato il sistema della semplicità, della leggerezza, per un po', perché ne hai poi necessità, perché altrimenti insomma non stai più bene. Però per esempio, guarda, ricollegandomi all'atto creativo in sé, è una cosa un po' particolare, per farvi capire un po' che cosa accade a tutti, io penso tutti quelli che creano, sia gli scrittori, io credo che ci sia un denominatore comune che ci lega. Un anno fa purtroppo è venuto a mancare mio padre e la giornata del funerale, finito il funerale, corsi in studio. Perché? Perché sono andato in studio? Perché avevo tanto tempo. Che in un certo senso soffrivo chiaramente per la morte di mio padre, ma nello stesso tempo, cercate di capire, ero felice di questa cosa. Ero felice perché avevo delle emozioni potenti dentro da poter scaricare in studio, da poter scaricare, e non è sempre che avviene questo,
perché emozioni così potenti non è che ti accadono ogni giorno. Ogni giorno puoi anche andare al supermercato e per un attimo raccontare l'episodio che è avvenuto reparto salumeria insieme ad altre cose, quindi metti dentro anche questo nel tuo lavoro. Ma un episodio del genere chiaramente ti macina la testa, ti fa veramente male. E quindi diciamo che tendenzialmente ho il desiderio, attendo con ansia a volte, potenti emozioni che di solito non sono sempre chiaramente le gradevoli. È così, quindi qualsiasi cosa si dice o si cerca di capire, alla fine non c'è mai una vera e propria risposta definita. Si prosegue un po' per caso, un po' ascoltando le emozioni, un po' perché hai studi, osservi. Anche dopo questa conversazione è possibile che, se dovessi andare in studio, non oggi magari, verrà fuori qualcosa. Magari dal fatto che io non sono riuscito a mettermi, io ragiono in questo modo. Per quello penso anche, spero di poter raccontare il mio presente, il mio vissuto su questa terra, perché io cerco anche di raccontare attraverso la narrazione quello che avviene ogni giorno. In più metto dentro il calderone emozioni e tutto quello che mi passa per la mente. Tania, vuoi dire tu qualcosa? Oddio, no, io in questo momento ero talmente presa ad ascoltarvi che quindi mi prende un po' impreparata, però sicuramente volevo invitare tutti coloro che ci ascoltano, magari se hanno delle domande da porvi, di scriverlo sotto come commento, perché li leggiamo in diretta. Arrivano tanti saluti, saluti a Luca, Anthony, ma anche a Marco e Ignazio, e leggo un commento di Filippo che dice: dietro una grande opera d'arte c'è sempre lo spirito più semplice. Quindi magari in conseguenza di quello che ha scritto, che ha appena detto Ignazio. Io credo che sia Filippo Saccato. Sì, confermo. È un pittore anche molto bravo. Per esempio Filippo è uno di quei pittori molto bravi, con un pensiero brillante, e il suo lavoro è passato dalla figurazione a piano piano all'astrazione, al concettuale, e entra ed esce da questa cosa, perché anche lui, come tanti altri, è sempre un infelice, cioè non ce la fa tanto a capire, vive in modo, vuole qualcosa, ok? Vuole capire per quale motivo lui si trova qua. Cerca di raccontarlo e ogni giorno è una sconfitta, credetemi. Allora, io prendo anche spunto da quanto detto da Ignazio, e questa è una cosa rivolta a tutti e due voi, sia a Ignazio che a Marco. Ignazio ha usato spesso la parola emozione. C'è stato un momento non lontano nella pittura italiana, se penso al momento proprio di svolta del taglio di Fontana, se penso al decennio della cosiddetta pittura analitica, che già la freddezza della parola analitica, ma abbiamo persone come Olivieri, come Griffa, come Marcheggiani, che in risposta al taglio di Fontana hanno riconosciuto che non si poteva dipingere più e si sono proposti di ricominciare col segno e col colore a dipingere. In un certo senso voi due, in maniera molto diversa, siete figli eredi anche di quella recente tradizione. Ma se c'è stato un momento che proprio la parola emozione era completamente assente, se vogliamo, dal lessico pittorico,
è stato quel decennio, ventennio, che poi possiamo anche intravederci le tracce di Castellani, Bonalumi e tanti altri. Io mi chiedo, chiedo a voi, come vi rapportate a quel momento storico così lontano dalla vostra sensibilità? Marco? Beh, diciamo che dopo il taglio di Fontana, secondo me, non è stato più lo stesso. È cambiato radicalmente tutto. È un piccolo taglio che vuol dire tutto e non vuol dire niente, ma che ti apre dei passaggi, dei panorami infiniti. Anche se vogliamo parlare banalmente del supporto, a quanto sia limitante lavorare su una tela, anche di dimensioni grandi, ma è sempre comunque un lavoro contenuto in qualcosa. Quel taglio lì ci apre una finestra sull'infinito. E da lì in poi si iniziano a sviluppare poi tanti discorsi alternativi che aprono ulteriori realtà parallele. Per quanto mi riguarda, questo è stato un gesto fondamentale, tanto che anche nel mio piccolissimo, la mia ricerca verte tantissimo sull'utilizzo di materiali alternativi, dunque anche sul fatto di evitare di lavorare su tela e su dei supporti, no? Hai visto, tu Tony li conosci molto bene, adesso parlarne così senza farli vedere chiaramente è un po' complicato. Però sto lavorando tanto su una pellicola fatta di pittura, perciò senza il telaio, senza la tela, ma direttamente creare una pellicola, una pelle su cui dipingere. E dunque è stato sicuramente un elemento importantissimo questo, senza ombra di dubbio, e necessario, perché come tutte le cose poi corsi e ricorsi storici ci si ritrova in maniera circolare a ripetere più o meno gli stessi gesti. Dunque una tantum, un gesto di rottura, di provocazione così forte, così potente ci vuole, poi insomma non c'è bisogno che lo ricordi io, ecco, parlano da solo, i lavori dei grandi maestri non si possono spiegare, ecco, tutto qui. Ignazio? Tony, allora, intanto, allora, rispetto a quello che ha detto Marco, non sono d'accordo su una cosa. La tela sì, apparentemente è un supporto limitato, in realtà non lo è affatto. Allora, l'idea di pittura è una filosofia di visione. Non è questione, diciamo, di tela o di supporto, anche la tela, per esempio, una delle mostre che vorrei tanto organizzarmi, è quella, per esempio, di appendere i lavori con un cavo al suolo e mettere le tele in mezzo al stand, in modo da poter far vedere lo spessore della tela, il dietro della tela, ha un fascino meraviglioso, quindi la tela in realtà è un supporto enorme, gigantesco, anche infinito, soprattutto se poi con la mente riesce a entrare all'interno del lavoro. A quel punto ti trovi in un mondo sconosciuto. Quindi in realtà non è tanto, non è l'idea del supporto. Uno, Marco, sulla tela possiamo creare qualsiasi cosa che ha uno spazio infinito. Quando Fontana, io non riesco a relazionarmi moltissimo chiaramente con Fontana o con altri. Però è chiaro che anche attraverso loro, se quello che facciamo oggi lo facciamo in questo modo, è anche grazie a loro, perché noi l'abbiamo comunque assorbito, lo conosciamo tutti loro, quindi è necessario. Sì, dicevo che la pittura in realtà è una filosofia di visione, qualsiasi cosa è pittura. Anche un'installazione è pittura. Lo so che è strano, è il mercato che ha voluto dividere in settori l'idea di dover, perché insomma il mercato è fatto così. Però esaminiamo che cos'è una pittura. Ok, servono dei supporti, serve la narrazione, abbiamo bisogno di creare luce e ombre, colori, linee. Ma io facessi un'installazione con dei tubi, con dell'illuminazione, che proietta l'ombra sul terreno, e aggiungo delle tinte, dei colori, non è pittura, cioè non è la stessa cosa. Nel momento in cui io sono fuori, che osservo la natura, mi trovo all'interno della pittura. Ma è la stessa cosa, è proprio una visione, è proprio la visione della pittura, è osservare le cose in pittura. Ok, quindi non lo so, è un concetto enorme,
ed è, va al di là della tela di qualsiasi supporto. È proprio un modo di vivere. E, almeno per quanto mi riguarda, l'ho sempre vista in questo modo. E, non lo so, Tony, tu che pensi? Io cosa penso? Io ho delle difficoltà, ma credo comuni a tutti, e mi sono dovuto in un certo senso fare una cultura anche per arrivare a certe, chiamiamole innovazioni, io la cosiddetta performance, o quello che hai appena, di cui hai appena parlato tu, lì arrivo al mio limite, ci ho messo tanto e la mia ignoranza la metto sul tavolo, ma fino a poco tempo fa la pittura si faceva col pennello e col colore, adesso molti dei nostri, di chi ci ascolta, adesso arrivare a pensare che un'ombra proiettata da un tubo possa costituirsi per definizione pittura, no. Però nel tuo discorso torno a Bonalumi e Castellani, i cui lavori erano esercizi sulla pittura, sulla luce e l'ombra, torno ad Emblema per quanto riguarda il discorso della tela, della detessitura, del supporto in quanto tale, che cerca di prendere quell'artefatto, quel materiale, e di misurarne le potenzialità rispetto alla luce. Quindi esercizi o esperimenti simili che io, soggetto limitato, possa collocare all'interno di una certa storia, magari anche ricevuta dalla pittura. Sì, penso a quell'opera di Marco Third and Seneca, che Marco me ne ha fatto generosamente dono e che io trovo bellissimo. Non si tratta nemmeno, va oltre la bellezza, ma quando parlava Marco, anche il discorso del taglio, quell'opera è quasi tagliata proprio a metà, in un certo senso è anche un omaggio a Fontana, però cosa fa Marco lì? Marco ricuce il taglio. Quel taglio è più che altro una ferita, ma è anche una cicatrice. È qualcosa che nella sua opera ha risanato. E in questo senso Marco si pone, si contrappone alla tradizione, riconoscendola, ma ricucendola e quasi risanandola, se vogliamo, se è vero che quel taglio è anche una ferita di una tradizione millenaria. Questo piccolo quadro di Marco non sarà stato nelle sue intenzioni, però è un'opera sanificatrice. Però Ignazio, adesso a pensarci, con quello che hai detto tu, sei tornato comunque alle nuvole per parlare dell'ombra proiettata. Sempre alle nuvole sei tornato tu. Come vedi, Alessio non torna a me. Se posso aggiungere una parola, Tony, riguardo a questo, questo aspetto anche di Marco. Sì, è vero, cioè anche a me ricordava questa ferita che è sanificata, riparata in qualche maniera, lascia la possibilità di vedere, no, paesaggi oltre, come tu citavi Fontana prima, come momento anche proprio di rottura e di possibilità di condividere più dimensioni e aprirci a più dimensioni, no? Quindi questa esigenza di un atto di rottura che trovavo molto molto anche presente nella pelle. Quando parlando a Marco parlava della pelle, non c'è più la tela, ma c'è una pelle che è una pellicola, la pellicola stessa è la pelle dell'opera che si può aprire al mondo e avere anche quella porosità che la pelle in qualche maniera ha anche nel corpo umano. Allora mi stavo chiedendo praticamente di essere un quadro e basta, diventa qualcosa di più, qualcosa che si può
quasi prendere, tridimensionale, come posso dire. Questo naturalmente non significa il contrario di quello che ha detto Ignazio, però è una visione alternativa interessante, secondo me. No, mi sembra molto interessante anche il dialogo fra voi, Marco e Ignazio, intendo dire, perché quando Ignazio parlava della tela come corpo stesso dell'opera, no? In qualche maniera, non per volere per forza trovare dei punti in comune, però c'era qualcosa che ritornava. Io l'ho trovata nel concetto di Marco, che mi è tanto piaciuto, del paradosso della patafisica, quando lui parla del paradosso, no? Qualcosa che ho sentito, questo paradosso di Ignazio. Ignazio, vuoi dire? Scusami, chiedo scusa, di Ignazio. Questo paradosso di Ignazio, come se fosse un po' il taglio nella tela, in qualche maniera. Cioè, come uscire dalla tela attraverso un elemento paradossale. Ecco, no? Poi l'ultimissima, non so se abbiamo tempo, Tony, un attimo, la cosa che volevo prendere è quello del paradosso, perché mi ricordava, visto che insomma questo è un po' il lavoro, mi ricordava sia l'ultima opera che avete pubblicato nell'intervista di Marco, che è Ho sognato Freud, che significa? Che a me verrebbe da dire, è Freud, cosa ha sognato? Ecco, quella di Ignazio quando parla della patafisica, che mi ricordava il paradosso di Bion quando, parlando Bion della psicanalisi in maniera paradossale, diceva: ma forse anche tutta la psicanalisi non è altro che una paramnesia, cioè una fantasia amnestica. C'è praticamente qualcosa che forse non esiste e che la memoria in qualche modo crea per bisogno di creare un significato. Ecco, allora, questa cosa qua sono tutti paradossi, ovviamente, ma mi sembra che ci stiamo tuffando dentro queste tele, che ci sia la tela o che non ci sia la tela, sicuramente non c'è la tela su atterrare. Ci schiacciamo tutti, no? E ci sfracelliamo sullo stesso desiderio. È verissimo. La situazione è proprio quella che hai descritto te, precisamente. Anche perché il nostro lavoro ha 1000 componenti, e quella psicologica, psichiatrica direi, addirittura in questo frangente, credo che sia poi quella più interessante e quella fondamentale, anche perché sono capaci tutti a prendere una tela, che sia un pezzo di legno, faccio un disegno, ma poi da lì a trasformarlo in un motivo di vita, in una necessità o in un'impellenza, ci vuole una certa dose di coraggio e di incoscienza, direi, in qualche modo. Perciò siamo d'accordo su questo, credo. Sì, assolutamente. Tania. Sì, però guarda, io ce l'ho una domanda in realtà, adesso che mi ci fate pensare, e mi ricollego un po' a quello che diceva Anthony in merito alle emozioni, perché poi in questo periodo si è parlato tanto di emozioni, il periodo di Covid, e mi ricollego soprattutto alla quarantena di marzo-aprile. Come avete vissuto sia Ignazio che Marco le emozioni, e come le avete riportate su tela? Insomma, che tipo di emozioni, se negative o positive, se sono state, anche se la quarantena è stata fonte di ispirazione o di stagnazione, e se è stata fonte di ispirazione, cosa avete buttato giù? Ignazio, inizi tu? Ok. Sì. No, io non mi sono mai fermato in realtà, proprio perché al di là di quello che accade attorno a me, personalmente è sempre una necessità mia, egoisticamente parlando, è una cosa assolutamente che ne ho necessità. Ho recuperato il tempo, come penso molti di noi all'inizio, soprattutto il primo lockdown mi ha permesso di poter rallentare e provare a guardare, non so se poi alla fine ci sono riuscito veramente, però provare a guardare un po' tutto dall'alto. Quindi ho rallentato, ho riguardato il mio lavoro, sono lentamente rientrato verso alcune caratteristiche legate alla figurazione, e insomma questo è stato e continua ad essere in questo modo, devo dire la verità. Mi ha regalato un po' di tempo, mi ha regalato proprio il tempo. Perfetto, grazie Ignazio. Marco? Sì, io sarò impopolare, però ti dico che il lockdown sostanzialmente mi ha fatto un baffo da un certo punto di vista, perché io di solito lavoro in studio da solo tutto il giorno,
Perciò non mi ha creato questi disagi. Non te ne fossi nemmeno reso conto del lockdown. In certo senso sì, chiaramente poi a lungo andare ha avuto i suoi riscontri negativi anche su di me. Io per natura cerco di reagire sempre spostando l'asticella. Ecco, questo è un meccanismo che non so quanto riuscirò a sopportare, veramente avrà una sua durata, però ho cercato di fare cose che non facevo di solito, dunque ho sperimentato nuovi materiali, mi sono dedicato un po' alla scultura ultimamente, come dicevo, e dunque con il bronzo, con l'ottone, ho cercato di fare qualcosa che non facevo da tanto tempo, proprio per spezzare un po', per mettere mano a cose, Ignazio mi capisce bene, che vengono prese, poi lasciate da parte, poi riprese, cose che girano nelle nostre vite per tanto tempo, no? Ma che non riusciamo mai a portare a termine. Per quanto riguarda la produzione, in realtà non ho prodotto tantissimo, ho cercato di studiare un pochettino i materiali, mi sono dedicato più alla teoria, anche perché con questo blocco che c'è adesso di tutti gli eventi, per quanto mi riguarda, mi è mancata un po' la motivazione, anche perché il nostro lavoro è fatto tanto di pubbliche relazioni, e dunque tanto di visite ad altre mostre, studio visit, eccetera, eccetera. E questo è stato un elemento che mi è mancato tanto, ma ne ho risentito da questo punto di vista. Una cosa, se posso, in chiusura, prima che tu dai un'ultima parolina sul libro, Ignazio non la racconta giusta. Non la racconta mai giusta. Ignazio, infatti. C'è una cosa della produzione pandemica di Ignazio che merita una riflessione, che credo sia molto... molto significativa. Lui mi ha confidato che in quei mesi si è messo a dipingere ritratti dei suoi collezionisti, dei suoi amici. E se mi permettete fare lo psicanalista da strapazzo, credo che fosse un modo per rimanere in contatto in quel periodo di isolamento quasi totale con l'elemento nostro anatomico, più cosa più della faccia ci mette in conto, ci rivela l'altro, magari anche rivelando noi stessi attraverso l'altro. Però c'è una cosa curiosa di questa galleria di ritratti: uno non riesce a finirlo, è come se fosse un prolungamento di questo tempo, oppure anche emblema di questo tempo che non finisce, che rimane sospeso. C'è tutta una galleria di questi nuovi lavori che facevano parte del suo progetto, almeno uno dei quali non riesce a finire. Quindi chi ha orecchie intenda, Ignazio. Io vi ringrazio tutti, ma Tania, sai che vuoi dire tu qualcosa. Ci vuole sempre qualcun altro che osserva, ti osserva, e forse riesce a leggere meglio quello che fai o quello che sei. Personalmente, secondo me l'artista di te stesso ci capisce da poco. Tania, Luca e Marco ti ha messo il libro in primo piano. Quindi... Sì, no, io allora c'è una domanda per Marco, che magari se Marco vuole rispondere velocemente, chiedono: ho ascoltato i riferimenti cinematografici e letterari di Marco Stefanucci. Vorrei sapere quanto l'introiezione di altre forme d'arte influenzino la sua pittura. Tantissimo. Il problema non è quello, perché... Il problema in sostanza è quello, diciamo, di distinguere tra poi realizzare dei lavori in copia o imitativi in qualche maniera. È quello il rischio, perché l'imitazione ha in sé un gesto creativo importante. La copia invece è un po' un inganno, no? Io la penso così. Dunque il rischio di essere bombardati da tanti input è quello di cadere nella copia in qualche maniera. E questa è la cosa proprio che secondo me va evitata. Io risento tantissimo di tutte le forme d'arte, la musica, chiaramente il mio ambito, quello pittorico, ma anche il cinema, però sono, diciamo, elementi che non sono mai manifesti in qualche maniera, vanno un pochino ricercati nei lavori, certe volte li vengono celati nel titolo, certe volte in alcuni argomenti all'atere sull'opera, altre volte in qualche elemento. Non è mai una pittura espressamente
simbolista in qualche maniera. È una pittura che vuole un po' di ricerca, un po' di approfondimento, però diciamo questi elementi, di questi elementi la mia pittura è stracolma, bisogna saperli cercare tutti, tutto qui. Bene, grazie. Penso che sarà soddisfatto la persona che ha posto la domanda. Anzi, io credo che siamo anche giunti al termine della conversazione di oggi. Non so se volete, Anthony o Luca, aggiungere qualcosa. Anthony, sei senza audio. Luca, se tu vuoi... No, no, direi che rimanere un po' incompiuti sia molto in tema, no? Riguardo anche ai nostri incontri. Quindi questa sospensione finale penso che sia un ottimo, diciamo, modo di dirci arrivederci anche a un nostro prossimo incontro, Tania. Ecco, quindi non ho conclusione dove non ci possono essere. Approfitto infatti di questo momento dei saluti per ricordare a chi ci sta ascoltando che ci sarà una prossima conversazione il 2 maggio, sempre alle ore 10:30, con altri artisti, Alfonso Frateggiani Bianchi e Emanuela Sedmak. Quindi vi attendiamo il 2 maggio. Poi volevo ricordare anche che chi volesse approfondire la conoscenza di tutti gli artisti che avremo ogni volta nei nostri incontri possono approfondirlo leggendo il libro Oltre la tela, conversazioni sulla pittura di Anthony Molino, disponibile in tutta Italia, quindi ordinabile sia nelle librerie fisiche ma anche nei bookstore online. E per chi invece volesse avere maggiori informazioni su Castello 925 di Luca può consultare il sito www.castello925.com. Sì, tra l'altro una meravigliosa galleria, mi sembra, ho visto, veramente complimenti. Spero infatti che finisca presto questa pandemia per venire a Venezia e ad affacciarmi alla galleria d'arte, Luca. Ci vediamo lì da ieri. Uno spritz per tutti, ragazzi. Allora, vedo l'ora, maggiormente non vedo l'ora. Grazie a tutti. Bene, alla prossima, grazie. Grazie. Ciao, arrivederci. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao. Ciao Tania, grazie mille. Figurati, grazie a te. Spero che insomma si sia sentito.